Amici, lo sponsor di questo video è io, la SIP. Ho un'importante comunicazione da farvi. Da maggio smetteremo di produrre la SIP in bottiglia di vetro. Si passerà a una forma diversa e in lattina. Quindi vi comunico che questi sono gli ultimi mesi per poter acquistare l'originale bundle della SIP, sia che vogliate bere una birra in vetro, sia che vi interessi collezionare le nostre confezioni. Nel link in descrizione potete scegliere la birra che fa per voi. L'originale per chi vuole birre forti e la violetta per chi invece vuole restare un po' più leggero. Grazie mille. Il villaggio è cresciuto, ha sofferto tanto in passato, adesso si sta riprendendo. Unico trade buono di Ricky La Sella. Ma appunto, proprio per questo, Dragon, non lo giudico in base alla utilità del trade, non mi importa. Adesso mi godo il fatto che i miei amici siano bravi. E sì, Kirta, me lo segno subito, ho preso il quaderno apposta, oggi voglio farli scopare. Punto numero uno, me lo segno già ora, scopare. Un piccolo banchetto di legno per il cucito. Sicuramente il legno c'è. Leggi. Leggi bene. Pensavo di non dover leggere, raga. Ragazzi, mi state invadendo le pecore. Intanto un pollo sta prendendo il via. Vabbè, guarda così. La faremo? Eccola. È una pecora. Oddio! Devo subito fare una prova. Cos'è? Tipo il cubo di Super Mario che cambia i poteri? Cioè, a seconda di quando la toso, probabilmente ho una lana di colore diverso. Vediamo. No, è sempre lana bianca, purtroppo. Tu sarai il guardiano della notte. Un guardiano che sa sempre quando ritirarsi. Un guardiano che è consapevole di quando può attaccare e di quando invece deve rispettare il movimento dell'avversario. Lui è Naruto Ninja Sto. Questo è lo strumento che serve per minare raffinatamente i diamanti del vecchio regno. Lui è l'ago balego. Allora, il banco da lavoro è questo, no? Partiamo da questo presupposto. Proviamo a sostituire un punto del banco con... Ok, non funziona. Se facciamo così, corda, corda, banco, banco... È andata, ragazzi. Ho avuto culo. Dai, partendo dal banco, non era difficile. Come funziona? Ah, e però serve anche il cazzetto. E questo è il colorante, vediamo. Il colore blu è il colore del logo. Senza non me lo fa. Serve anche il colorante. Quindi probabilmente lo stendardo viola ormai è già viola. Dovrei avere uno stendardo bianco e ricolorarlo in un altro modo. Forse lo stendardo si fa direttamente al banco. Un mondo cubico. Che ne dici? Coso che urla. Il mondo cubico nelle mani di Grosset. Pippo, guarda, ti faccio vedere una cosa. Ah, brucia i miei peccati! Lo sai come si chiama il golem di ferro che sta sempre sveglio la notte, anche nella notte più buia, a fare la guardia agli abitanti? Tiziano. Ah, oh, c'è un piccolino. Ciao piccolo. Vieni qua, vieni qua. Ho un'idea per te. Vieni qua con me, vieni qua con me. Vieni qua con me, piccolo. Vieni a giocare col cavallo. Ehi, guarda che bella casetta. Eccola, eccola, vai, andiamo a vedere la casetta, bravo. Non mi giudicare, Ruben. Forse avrei dovuto mettere prima questo e poi chiudercelo dentro. Vieni, vieni, c'è la casetta bella. Vieni, vieni, c'è la casetta bella. No, no, questa casetta brutta, questa casetta bellissima. Vieni, vieni. RF nudo su creatura. No, 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 no! Ma cazzo saltano questi bambini? Questa è camera tua adesso. Cresci lì dentro. Ma è una lei. Ed è destinata a divenire la maestra armaiola più forte di tutti i tempi. Katanna. Sì, sì, è camera tua quella. Abbiamo una nuova inquilina. Credo sia tua figlia, tra l'altro. O forse la figlia di Italo, o forse la figlia di Ricky, o forse la figlia di tutti e tre, chi lo sa.
Sì, ho anche le tue zuppe. Ora che ho avuto la conferma della tua identità, ti voglio proporre una collaborazione. Io non credo che riprenderò il mio viaggio a breve. Sto portando avanti un'indagine storica su alcuni aspetti del passato della storia grossettiana. Nei miei anni di studi mi sono reso conto che molti avvenimenti del nostro passato sono stati dati per scontati senza che nessuno si sia mai preoccupato di verificarne la veridicità. Una volta analizzati più a fondo, molti di quei fatti hanno cominciato a risultare assai torbidi. Uno fra tutti su cui sto investendo le mie ricerche da molto è trovare una motivazione, un movente, una causa per la quale la divinità scomparsa ha abbandonato le nostre terre. Non mi interessa sapere dove è finita, scappata o che altro. Sicuramente sarà andata in un posto precluso a un povero cronistorico come me. Lascio al clero l'onere di trovare una risposta a questa domanda. Nel mentre che rimarrò qui ti posso condividere alcuni miei appunti sulle rovine del passato di Grosset, se vuoi. Sono sicuro che li troverai interessanti. Ovviamente non ti aspettare che sia gratis. Devo pur mantenermi durante i viaggi. Ok, non sembra troppo lontana da qui. Parto subito. Vediamo se è oltre il monte questa officina. Allora ragazzi, io non capisco come funzioni sta merda. Non l'ho mai capito e mai lo capirò. C'è un armaiolo lì. Guardate che belli. In teoria io posso piantarli se prendo l'arboscello, no? Potrei portarmi a casa dei ciliegi. Sì, arboscello di ciliegio. Che bei cavalli. Hanno anche un golem. Come hai detto che ti chiami? Non ci posso credere. Ho sentito parlare questo golem. È il golem che dirige un altro gruppo di golem. È il golem Galliani. E com'è che si chiama questo villaggio, mi dica? Un villaggio di allevamento e agricoltura. È il villaggio di capre e cavoli. Arrivo subito, signore. Qui c'è un'officina. Lingotti di ferro e torte di zucca. Cosa unisce le zucche e il ferro? È un costruttore di golem. E infatti sono appositamente messi per fare la T. E sopra la zucca. Sganciare prima dell'attivazione che avviene con la zucca apposta sopra. Ma sta ancora andando? Ma quanto va? Bisogna sempre cuocere con la lava. Ma è ancora a metà! Allucinantibus, oserei dire. No, allora mi devo fare un lava pool. Però è possibile farlo come l'acqua? Si può fare un'infinitezza lavica? Che il ricercatore, l'altro ricercatore, lo storico, aveva fatto con le colate da sopra. Ma secondo me è possibile fare un lava infinito. Il resto c'era una grande maestra degli strumenti per coltivare la lava, Ava. Parlava un po' male, quindi a volte lei era fissata a questa cosa. Le facevano, Ava, come? Ava. Perché era proprio sempre fixed sul discorso lava. A volte non mi sopporto neanche io. Questa è tutta neve malvagia. Anche questa è neve malvagia. Cazzo ho fatto? Viene definita neve polvere. Oddio, me la sono messa addosso. Ah, la posso posizionare dove voglio. Ok, ma questo come mi aiuta? Come distingo la neve polverosa dalla neve normale? Devi farti il percorsino. Maledetto monte mobile di merda. Ah! Che cazzo, distesa lavica. Ah, è il famoso prova ma buco. Qualcuno fece una prova, ma fece anche un buco. Allora, vediamo un po' come sei fatta. Lava. Pickens. I need a pickens. Pollo. C'era Ava che si occupava della lava e poi c'era sua sorella. Erano due gemelle bellissime. Qualsiasi uomo era innamorato almeno di una delle due. Una era Ava, parlava male ma appunto era ossessionata con la lava. L'altra era Mafalda, Mafalda acquifera. Buono, buono. Ma raga, il Monte Bacino, anzi il... Ma no, si sono baciati per sempre davanti a noi. Così, 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 così. Scusa, è per un esperimento. Puoi andare dentro? No, è per un esperimento. È per un esperimento. È possibile fare l'infinitus? Forse no. In realtà non si sta riempendo. Se Katana sta sul tetto, me il padre impazzisco. Ehi, hey, Katana. Già, proprio come tuo papà. Non tutta quella terra è stata esplorata, a dire il vero. Tuo papà sta facendo un sacco di mappe. Viene quassù tutte le notti, sì. Viene quassù a disegnare. Arrivo, Italo. Italo? Yes. Io. Italega. 15 e basta. A me ne servono 18. Ah, ma c'avevo altri legnetti. Sono un deficiente. Per fare le trazioni. Sono per le trazioni, frate. Per fare le trazioni. Così siamo anche belli muscolosi. Io vado a tagliare degli alberi. Italo! Che fatica! Ciao bello! Lavora, lavora!
Katana, 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 cercavo te. Katana. Grazie. Vediamo come funziona. Ha droppato il cuoio. Potrebbe essere un caso. Ha droppato il cuoio. Un calderone. Un sistema di sassifrassi del pietrisco. E proviamoci. Ora, devo ragionare attentamente su quello che farò. Allora, io ho paurissima di cacarmi la lava in testa. Però, facciamo una cosa. Ok, io creo un culo per questo cazzo lavico che è qui. Perché qui c'è la lava, quindi il culo lavico è questo. Ok? Sotto il quale metto la punta bagunta. E poi il calderone qui. Vediamo intanto se c'è l'acqua. Allora, cora. Facciamo direttamente con la lava? Facciamo direttamente con la lava. Ecco, la lavo adesso! Però qui stiamo sprecando. E qui ci vuole dell'altro calderon. Sono tre. E saranno i tre calderoni sospesi. E ora? Che si fa? Si aspetta? Funzionerà? Non funzionerà? Ha ancora fatto un cazzo. Forse c'è troppa poca lava. Torneremo più tardi, raga. Il cazzo gigantesco davanti alla sua faccia. È dato? Ah no, è qua. Ciao, pensavo fossi andato via. La prima volta che ho visitato quel villaggio sono rimasto a bocca aperta. Non si trovano più posti che preservano l'antica arte di fabbricazione del golem. Pensavo fossero andati perduti. E no, invece pensa, l'ho già fatto. Sapevi che il primo golem mai creato è stato realizzato da Ruslan in persona? Ha senso. Ho concluso alcune indagini approfondite a proposito di questi golem e sono venuto in possesso di una vecchissima lettera. A quanto pare è stata scritta da un artigiano di alto grado, indirizzata al costruttore stesso. Il contenuto è alquanto singolare. Si stava avvertendo Ruslan del furto a opera di ignoti della formula originale di fabbricazione dei golem. Tutti gli apostoli che hanno provato a seguire il suo esempio hanno prodotto golem limitati all'autodifesa o all'attivazione di semplici meccanismi. Pensa, la creazione di questi ultimi fu poi considerata inutile. Essendo realizzati in rame, erano suscettibili all'ossidazione e si rompevano spesso. Ma quindi la domanda è, a che pro rubare qualcosa che nessuno può utilizzare? E se si dovesse ossidare, tipo un golem che per crearsi deve prima far andare il materiale incontro alla trasformazione? Nel caso potrei mollarlo qui e vedere che succede. Ciao! Non giudico, però strana cosa. Già.